questo posto che inizia in questo istante. Marco Leonardo che attacca adesso contro Laurentum. Marco Leonardo in maglia bianca che attacca dalla sinistra verso destra. Laurentum, maglia amaranto sopra e arancio sotto che attacca da destra verso sinistra. Calcio di punizione che verrà battuto adesso. Palla che è andata fuori. Calcio d'angolo secondo il direttore di gara. Cervello in battuta, ha passato un compagno centralmente il tiro, la parata di Gambelli. 15 minuti compongono questa finale, terzo e quarto posto, in caso di parità, si andrà ai calci di rigore, sempre formula con 3 tiri dal dischetto per la squadra. Però Ponze la passa addosso sulla destra, sulla sinistra, si accenta con il destro, la palla di Cavallaro. Del Verme sulla destra, perde il pallone, la leva Mazzuca, quindi può ripartire il Parco Leonardo, ma c'è Gambellini che è in possesso, deve completare il disimpegno difensivo, la butta via, rimessa laterale. C'è Del Verme che ci può provare, il tiro di Del Verme, palla fuori, vuole ripartire Vardaro, palla però persa subito, parata di Gambellini. Luca! Luca! C'è il tiro di Del Verme che se ne va via da poi, il calcio d'angolo battuto da Aiello. 1-0 per Colonartum, quindi si può ripartire. Prova il tiro Del Verme, chiude Vardaro, calcio d'angolo, Aiello in battuta, vediamo se proveranno fare lo stesso schema di prima, palla sempre per Del Verme, il tiro che passa sotto varie gambe ed entra in rete, 2-0 doppietta di Del Verme. E partire ancora il Laurentum, prova il tiro, palla tra le braccia di Gambellini, c'è il duplice fischio del direttore di gara. Laurentum 0, Parco Leonardo 2, quindi per questo secondo tempo tra Laurentum e Parco Leonardo. Laurentum che attacca da sinistra verso destra, ha cambiato molti giocatori in questo secondo tempo. Invece Parco Leonardo sempre maglia bianca, attacca da destra verso sinistra. Vai a giocare Dario, mo vai a andare, vai Giamma, vai Mario, su tuo destra. Ricordiamo oggi, 2 giorni, iniziata ieri, qui a Tagliacozzo, Sporting Tour che si è spostata, di solito gli ultimi anni sono stati fatti tutti. Fuggito Tavila Rossi, il tiro, la fuori, si riparte con il Parco Leonardo che cerca di dar fastidio. Alla messa in mezzo, il tiro del compagno, la parata e poi l'altro gol, 3-0 per il Parco Leonardo. Dai, baci, cervello per il compagno centrale, poi perdonati, palla persa dal giocatore, gioca sulla fascia destra. Cerniello cerca di andare avanti il compagno, solitario contro Piatè, il tiro e il gol del 4-0. Il gol di Goglia. Asoc che non prima mai stava a recuperare. Ultima la messa fuori. Savu!
7 e mezzo, abbiamo superato quindi la metà di questo secondo tempo. 4-0 per il Parco Leonardo in battuta. Adesso c'è Aiello che la mette verso lo compagno d'attacco, però di platea. Per Verme conquista una rimessa laterale. Sull'urlo al calcio d'angolo. Mette dietro il tiro! Palo! Poi il gol! Del più alto di tutti! Scocco! Cerca di andare via. Ottima la chiusura di Matteo. Però Marco Leonardo cerca di andare via ancora. Sulla destra, parati Clatea e triplice fischio.